mano, si decide un segno di tangibile riconoscimento di donare all'osservatorio tale opera. La scultura fu realizzata nel 1900 da Vincenzo Gemito su indicazioni del mio bisnonno, l'architetto Scarre, e di mio nonno, l'ingegnere Ernesto, entrambi amici del maestro. L'opera fu posta nel corso di una manifestazione del Novecento sulla tomba monumentale di Ernesto Capocci nel recinto dei Duomini Illustri del cimitero di Napoli.